Giovanni Ghedini, dal 2 aprile 1939 al 3 ottobre 1945, memorie e ricordi di guerra da Tripoli, Egitto, all'America fino alle isole Hawaii. Ah sì? Sta a capire cosa devi fare. Adesso... Allora, nome, cognome, data di nascita, bene. Allora comincio a dire. Sì, bravo. Ghedini Giovanni, nome. Dunque, 20 febbraio 19, la data di nascita. E poi? Deve dire anche il nome dei genitori, non importa. Non importa. Quanti fratelli eravate? Ah, eravamo in 9. 7 maschi e 2 femmine. Com'è stata la sua infanzia? Allora, papà, di che avevi il papà che era cieco, tu dovevi fare da, diciamo, da guida al papà che era cieco. Avevamo un tandem. Un tandem. Hai capito? In due, lui di dietro e io davanti, e lo portavo a Bondeno finale in giro. Cominciato proprio da piccolino a fare la... E la sua mamma? Ah, la mia mamma, Borghi Enrico si chiamava. Che lavoro faceva? Mia mamma, posso in campagna, casalinga, un po' di terra, via, no. Ma, allora si metteva il grano con la falce, con la mamma, perché il mio babbo era cieco, lui... Non lavorava. Le palpabietole a mano, con la cosa. Mio babbo, che era cieco, loro aveva le bietole si mettevano in giro, poi lui a sedere. Lo prendeva, lo metteva sul ginocchio con la falce, tac, e prendeva via e poi buttava via. Io, loro gliele portavano e lui sì, riuniti naturalmente e poi lui andava a cavare con il rampino e quello io ci insegnavo, ecco, ci avevano fatto un marchingegno, loro, ci insegnavo, loro puntavano il coso sulla barbabietola e lui metteva la forza. Sono andato via. Avevo 21 anni e sono venuto a casa che ne avevo 27. Fortunato avessero venuto a casa perché tanti non sono venuti. È stato quindi chiamato con una lettera, con... No, trattenuto le armi di lei, era 19, sì, trattenuto le armi e per il dove è andato? Sono andato a Cesena come primo, ora proprio sono andato in Africa, in Libia, là ha fatto la guerra là in Libia, a Tobruk, a me mi hanno preso a Tobruk prigioniero. Capito? E quanto tempo sei stato là in cosa? Dopo siamo stati dunque in Egitto, lì una quarantina di giorni, dopo siamo andati in Egitto, siamo portati in Egitto, in cambio, in Egitto. Poi dopo, a sua volta, siamo portati nelle Hawaii. Da 20 giorni di nave, si ricorda il momento in cui ha salutato sua mamma per partire per Cesena? Le ho salutati alla sera perché dico domattina vado io, non dico niente. Non gliel'ha detto? No, dico vi saluto questa sera perché domattina mi commuovo, capito? Allora vi saluto adesso perché domattina scappo io con Manken Scutage. E la sua mamma e il suo papà? Come l'hanno salutata? Avete pianto? No.
Che ruolo aveva lei? Come soldato? Un sottufficiale, un sergente. Sì. No. Prima in un primo tempo. Caporale scelto, caporale, caporale maggiore, sottufficiale, sergente. Dopo alla fine gli hanno dato un riconoscimento, l'hanno passato di grado come sergente. Però all'inizio lui ha cominciato col caporale, caporale maggiore, tutte queste cose. Questa è una cosa così. Quando ti ha messo a fare, che dovevi fare le istruzioni, Conte della Clamerita, quella lì, doveva fare istruzioni ai soldati, ma lui aveva fatto la quinta elementare. C'erano tutti i napoletani, tutti. Sì, allora non è che sapesse molto bene l'italiano. Allora, quando doveva dire dietro fronte oppure fianco destro, giratevi di qua, giratevi di là. Le portò lì. Perché lui l'ha messo in un posto che non, cioè non è che gli hanno fatto un po' di istruzione, dire quello lì quando c'erano dei soldati che venivano su in ritardo. Allora diceva Gadini, fa un po' di istruzione. Fa un po' di istruzione. Ma cosa vuoi che istruzione? Allora sì, insomma, dopo l'hanno ripreso e gli ha detto scusate, ma se non mi insegnate io non sono nato per fare il militare. E allora insomma, tutte queste cose. Dopo poi si è imparato, si impara qualcosa. Poi dopo racconto sempre che quando è arrivato in America lì c'era la pacchia, addirittura avevamo da mangiare a Iosa e no, prima, si rifiutava prima di fare il bagno, dice mangiate un panino, ma in quanto sia, perché in Sudafrica si mangiava poco, eh. Allora ho detto bevo un panino a testa, io fanno un panino a testa, la Sudafrica faceva quattro parti, era magro la carne. E invece lì un panino a testa, va bene. Dopo racconta sempre. Poi dopo andate a fare il bagno. Va bene. La faccenda del tacchino, raccontagliela che la merita. Il tacchino. Ah, perché eravamo in 10 nel banco, nella tavola, 5 di qua e 5 di là. Allora ci portano un tacchino da dividere, già mangiato abbastanza, allora ce l'abbiamo portato indietro, se fosse il Sudafrica. Perché nessuno sapeva sporcare le mani per dividere, siccome lì era da uso, no, da e allora nessuno voleva. I suoi momenti magri e i suoi momenti grassi. Ricordo una volta che siamo andati in campagna a Portafuori di Rio Lecco. Allora c'era un bimbo che veniva, aveva 2 anni, allora mi aveva per fare dei complimenti, la mamma la parlava, la sentiva cosa ingiuriava, però non capiva quello che diceva. E allora ma dopo c'era la guardia lì e dice, beh, per cosa fa? Dice, perché i tedeschi prigionieri mangiano i bimbi, siamo dei cannibali, occhio un po'. Oi. Non l'ha mai contata come? Lo spirito di sopravvivenza cosa fa fare? Ah, beh.